Allora Giovanna, sì. Così. Tre cose mi interessano. Sì. Uno, chi era tuo nonno? Perché? Mio nonno. Mi ha rappresentato per te. La seconda cosa, chi ti ha dato? Guarda, mio e nonno. Anche qualche aneddoto, perché sì, mio nonno vissuto. Erano, sì. Guarda, mio padre è morto a 29 anni. Io avevo 7 mesi, sono stata sempre col nonno e con la nonna. Quindi il nonno era una figura dolce, pacata, saggissima. La nonna era una persona estroversa, temperamental, agitatissima. E fra i due c'era un dibattito continuo, perché come il nonno si metteva a parlare, la nonna diceva: Luigi, stai zitto. E il nonno diceva a noi: lo vedete? Con aria così, dicendo poi: bambini, io vi spiego quello che è bene e quello che è il male, e voi scegliete. Quindi questa era la natura del nonno. La nonna era fissata che lei era francese, non è vero, è nata all'Aquila, ma insomma lei diceva che era francese. E noi diciamo: nonno, non la senti la nonna che dice che è francese, è nata all'Aquila? E lui dice: bambini, le verità sono tante, e quindi lasciatele questa soddisfazione, quella è la sua verità. Allora io, ricca di questo, dicevo: che bello, anch'io ho la mia verità. Io ho un collegio di 80 ragazzi e il padre superiore si chiama Cicala e sono contentissima di giocare. Allora i fratelli mi pigliavano in giro e il nonno diceva: bambini, lasciatela in pace, che lei vive la sua scuola. Quindi io avevo un'immagine di un nonno aperto, meraviglioso. E poi la mattina la nonna diceva: Luigi, fai qualcosa per favore, perché lui sembrava non facesse niente. Veramente lui studiava moltissimo, era sempre chiuso nel suo studio a scrivere, a lavorare, non si sapeva che scriveva. Poi è uscito, ha fatto pubblicare da Morpurgo, un suo carissimo amico, tante cose, l'Italia, Itinerario spirituale, Palmi, e poi un libretto piccolo piccolo, Perché siamo tristi, ce l'hai? È bellissimo, cercalo. Che dice che siamo tristi per il fallimento, scritto nel 21, per il fallimento della rivoluzione sovietica. Quindi il nonno era un veggente, però noi non lo sapevamo, per noi era quello: Luigi stai zitto, Luigi che si perdeva i calzini, Luigi. E allora la mattina, io avevo 6-7 anni, non andavo a scuola perché cominciava a star per venire la guerra, quindi che lei scrive che questo pazzo di Mussolini. Col nonno siamo andati a sentire Mussolini e lui mi ha detto: lo senti, questo è un pazzo. Quando ti dicono com'è un matto, tu dici: come quel signore che sta lì a parlare dalla finestra, dal balcone. E poi diceva queste cose qua e poi tornavamo a casa. Poi la nonna diceva: Luigi, ma lavora un po'. Lui diceva: certo Bianca, adesso prendo la bimbetta e andiamo a lavorare. Poi mi pigliava per mano e diceva: andiamo a lavorare, bimbetta mia, ha ragione la nonna, dobbiamo lavorare. E mi portava da Ruschena in riva sul ponte Cavour. E Ponte Margherita, insomma sul ponte, e avevamo la casa lì vicino, ci sedevamo e arrivavano tutti i suoi amici, che in casa non potevano entrare perché la nonna diceva: ma parolai, e senti, gli amici di Luigi sono dei parolai, Luigi ti prego smettila. E c'era la baronessa Carbonelli, che la nonna chiamava la Carbonessa Baronelli, insomma c'è il povero nonno, un discredito continuo da parte della nonna. E lui lo sopportava magnificamente e ci spiegava come era fatta Bianca, sua moglie, e poi la notte e la sera dormivano insieme, erano molto insieme, insomma, e la nonna gli leggeva Caput, un libro, te lo ricordi? Non te lo puoi ricordare? E Luigi dormiva. E la nonna diceva: Luigi, ripeti l'ultima frase. E lui diceva: ma Bianca, insomma, mi fai ripetere, ma che sono un bambino. E noi dall'altra camera diciamo: Luigi, dormivi, il nonno dormiva. Insomma, era l'animazione per noi, era simpaticissimo. E poi siamo andati in campagna a vivere a Monteporzio. A Monteporzio. E il nonno si sedeva. Perché lì aveva già quella casa. Il nonno diceva che bisognava uscire da Roma perché Roma era inquinata. No. E quindi dovevamo assolutamente lasciare questa città bellissima, ragazzi, la più bella del mondo, senza alcun dubbio. Andiamo subito via perché è inquinata.
era, c'è una puzza, ci sono questi vigili su questo toglioncino che si voltano con uno sgarbo, rischiano di darti uno schiaffo, perché il nonno per sicurezza, per attraversare, si metteva sotto al vigile, e certo che gli arrivava in faccia, non aveva nessun senso pratico. E allora la mamma partì con una macchina, con una Topolino di una delle sorelle, che la portò in giro per i dintorni di Roma per trovare un posto per il nonno, e trovò Monte Porzio, che era questa distesa di campi di grano, vigne, oliveti, una cosa, guarda, di uno splendore, a 40 km da Roma, cioè, ecco il posto per il nonno. E infatti il nonno fu felice e andammo tutti a vivere a Monte Porzio. E io sto ancora là. E devo dire, lì naturalmente il nonno ha sbagliato, la nonna glielo ricordava ogni giorno, perché lì arrivò Kesselring col suo comando pieno di tedeschi, e la nonna diceva: Luigi, dovevamo restare a Roma, tu col tuo raro fiuto ci hai portati proprio nel posto dove non dovevamo stare. Però ogni tanto d'inverno noi scendevamo a Roma, anche per il conservatorio della mamma, che doveva insegnare, far finta di insegnare, insomma, e i ragazzi che andavano a scuola, e quindi si tornava tutti a Roma, e poi però si ripartiva a Monte Porzio. Ora io nel 74 ho provato a starci fissa, ma ancora i ragazzi, i figli miei non lo sopportavano, cioè no, i nostri amici sono a Roma. Allora sono tornata nel 76, sono tornata, ma poi nel 93 sono andata su e non mi sposta più nessuno. Io lì sto e sto benissimo. Senti, che ti ha dato a te tuo nonno? Il senso della relatività delle cose, il senso importantissimo del rispetto per queste cose relative, e dello spazio da lasciare, lo spazio da lasciare a tutti, lo spazio che deve intercorrere anche con quelli a cui vuoi più bene. Bisogna rispettare questi spazi vitali, capito? L'aria che respiri è poca. L'aria che respiriamo è poca, l'aria che ci è data è poca. Certo bisogna. E il nonno su questo insisteva. Ah, poi mi diceva: bimbetta, tu ti devi impossessare di questa specie di ordigni insopportabili, macchine fotografiche, e prenderla e andare giù a Palmi e incominciare risalendo a fotografare tutta la costa, tutta la costa, e devi impedire che si occupi la costa, perché è pericolosissimo, sarà pericolosissimo. E lui prevedeva chissà che, lo tsunami, che poi già se l'era preso lui, perché lui lasciò Messina, lasciò Reggio, stava a Villa San Giovanni il nonno con i fratelli e le sorelle, e lasciò tutto e venne a Roma con le sorelle, tutte le sorelle imbarcate con lui, erano 10 figli, erano una caterva. E poi c'era il suo nipote prediletto, Felicetto Battaglia, che era poi il rettore dell'Università di Bologna, il nonno l'ha coccolato fino alla fine, sempre. E lui venne a Roma e non tornò più in Calabria, però ci voleva tanto tornare, ma non ci tornò più e noi non capiamo perché. Quando sono tornato, perché hanno dato un premio al nonno, mi hanno spiegato: guarda che suo nonno era parpagliolo di una famiglia di venditori di olio e di vini, che entrò in conflitto con un'altra famiglia. E io ho detto: ai ai ai, eccolo perché, ho capito. Che poi il nonno aveva una paura tremenda, un vigliaccone, non aveva davvero voglia di restare lì a resistere contro una famiglia di prepotenti, incolti, come avrebbe subito detto, insensati. Se noi ci muovavamo poi, questo era come un suo amico quasi della stessa età, insomma, muoversi in barca insensati su quel guscio di noce, insomma, gli pareva tutto pericoloso. Era un letterato lui, peraltro, aveva tradotto Hölderlin. Era un letterato, ma lui ha tradotto, il primo a tradurre Hölderlin, grazie, Hölderlin. Era molto giovane. Eh sì, poi il rispetto per le cose tedesche, i germanici non vanno toccati, non lo voleva capire, mia zia, le figlie, tutti a spiegare: no, stanno bruciando gli ebrei nei forni, ma non dite queste cose, non le dite nemmeno, non le pensate. E poi l'ha dovuto credere, sì. Secondo Dunque, me c'è pure quello morto. Che viene fuori è una persona di grande civiltà. Grandissima, il nonno veramente, ti dico, quando noi litigavamo, ragazzi, un po' di spazio, un po' di respiro, separatevi, non vi aggrovigliate così, ma col pensiero, dico, col pensiero, era delizioso.
perché poi noi lo pigliavamo in giro. Adesso mi metto a pensare, cioè adesso ti penso da lontano, nonno. E lui rideva. Era una bella persona, una bella persona. Io poi ero morto nei primi anni 50. 51. Nel 51, sì. 51 e morì. C'era un'amica della nonna che lui non sopportava, perché era una parolaia. Allora, che era insegnante, allora si chiamava Sant'Agata di cognome. E lui diceva, per carità che non venga Sant'Agata, perché ha un'aura negativa. E noi dai a dire, nonno dai con l'aura, smettila, che hanno l'aureola adesso. E certo, aureola da aurea, ragazzi. Allora noi diciamo, vabbè, ma che ne sai che è negativa o positiva, su. È arrivata Sant'Agata, lui aveva detto di no, se l'è vista comparire, ha avuto un colpo di tosse e è morto. Ti giuro, 91 anni, lei è appena riuscita a salutarlo, dice ciao Luigi, stai bene, è partita, ciao. E lui è morto, però aveva 91 anni e stava proprio male. Delizioso il nonno, delizioso.